Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il mondo del cinema visto da Vision Air. Andiamo subito a scoprire quali sono i nuovi film che escono in sala questa settimana. Iniziamo da un film francese, una commedia dolce amara che in patria è piaciuta molto sia al pubblico che alla critica e ha portato al cinema ben 7 milioni di spettatori. Si tratta di La famiglia Bélier. La storia racconta di una ragazza che è l'unico collegamento con il mondo per la propria famiglia. I genitori e il fratello infatti sono tutti sordomuti. Quando scopre di avere il dono di una bellissima voce si troverà davanti ad una decisione difficile: andare a Parigi per studiare e sviluppare il proprio dono o rimanere al fianco della propria famiglia. La protagonista, Louane Emera, vocalmente molto dotata, è stata presa dalla seconda edizione francese del talent The Voice. Rimaniamo in Francia ma cambiamo genere con French Connection, che vede Jean Dujardin nei panni del giovane magistrato Pierre Michel, che dal nord del paese arriva a Marsiglia negli anni 70 per occuparsi di un'organizzazione mafiosa dedita al contrabbando mondiale dell'eroina. Rimaniamo in tema lotta alla malavita con l'italiano La terra dei santi, che racconta di Vittoria, anche lei un magistrato che viene dal nord e che ha un obiettivo: scardinare l'omertà delle donne verso il sistema patriarcale alla base dell''ndrangheta. Ed è una donna anche la protagonista di Ho ucciso Napoleone, commedia diretta da Giorgia Farina con Micaela Ramazzotti nei panni della scatenata protagonista, definita dall'attrice stessa una diavolessa. Nel cast anche Libero De Rienzo, Adriano Giannini, Elena Sofia Ricci e Yaya Forte. Il film racconta di Anita, single e manager in carriera, che in 24 ore vede la sua vita travolta da un mare di guai. Licenziata in tronco e incinta del suo capo, sposato e padre di famiglia, studia un piano di vendetta raffinata e senza scrupoli, ma si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Questa settimana fra le nuove uscite c'è anche un film d'animazione, si tratta di Home, a casa. La pellicola racconta di una ragazza che sfugge alla cattura degli alieni che hanno conquistato la Terra per farne la loro nuova casa e che si ritroverà complice suo malgrado di un alieno bandito un po' inetto e solitario che vorrebbe solo integrarsi. Cambiamo genere e torniamo in territorio drammatico con il cinese Lettere di uno sconosciuto con la star Gong Li. Il film racconta di un uomo che viene arrestato come prigioniero politico e quando poi viene rilasciato dopo tanti anni scopre che la moglie soffre di amnesia. Estraneo, in una famiglia distrutta, l'uomo è però deciso a risvegliare i ricordi della donna. E questa settimana esce anche il film di Jean-Jacques Hano, L'ultimo lupo, che racconta di un giovane studente di Pechino inviato nelle zone interne della Mongolia per insegnare ad una tribù nomade di pastori. A contatto con una realtà diversa dalla sua, scopre di essere lui quello che ha molto da imparare sulla comunità, sulla libertà, ma specialmente sul lupo, la creatura più riverita delle steppe. Per finire questa settimana esce un film che è un omaggio al mondo delle radio libere, si intitola On the Road e racconta di Awana Gana, speaker storico di Radio Monte Carlo, che con un atto terroristico ma romantico blocca tutte le frequenze delle radio moderne. Una fantomatica speaker nascosta chissà dove in Calabria inonda l'etere con trasmissioni di repertorio nazionali degli anni 70 e 80 e da qui parte tutta una caccia all'uomo, anzi una caccia alla speaker. Il nostro appuntamento con le novità in uscita questo weekend si chiude qui, ma vi aspetto tutti i giorni sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!